Buonasera e benvenuti in questa decima partita di recupero tra Lupa Amatori e Maccabi. Andiamo a dare un'occhiata agli schieramenti. Maccabi con Napoleoni tra le porte. Soggiu, Gabrielli alla sua destra, Teixuba, Piperno alla sua sinistra. Al centrocampo Gioia e Marauder. Bianco e Piazzased. In attacco Di Consiglio e Frati. Mentre Lupa Amatori con Bonomo, Cristiano, Di Biagio, Fenerai, Gatto, Giordano, Lai, Memai, Montelpari, Moscarelli, Ojeda. Allenano e arbitrano arbitro Granito, assistenti Colaianni e Mastreucci. Potete vedere alla destra del teleschermo il Maccabi in divisa totalmente nera con calzoncini neri, maglia nera e bianca. A sinistra invece la Lupa Amatori con divisa granata. Lupa Amatori, ricordiamo, ultima in classifica a 0 punti, mentre Maccabi, secondo in classifica, a 26 punti. Tra 4 giorni ci sarà lo scontro diretto tra Maccabi e Montagnola. Maccabi con solo 12 partite giocate, però, a differenza del Montagnola, con 2 in più. Vediamo chi avrà la meglio questa sera tra le due squadre. Ricordiamo lo scorso scontro finita 1-4 per il Maccabi, ma vinceva la Lupa Amatori e sull'1-1 ha preso una traversa. Poi ad inizio ripresa 1-2 subito su rigore, fino al quinto ha tenuto l'1-2 e poi il Maccabi ha segnato altri 2 gol. Vediamo Efrati per i Maccabi sul pallone per il fischio d'inizio. Eccoci. È iniziata la partita tra Lupa Amatori e Maccabi. Ora cercano di impostare la manovra i Maccabi in possesso palla. Subito aggressivo sulla fascia destra. Vediamo, non arriva però il giocatore del Maccabi. Palla che va in rimessa dal fondo. Ora possesso palla della Lupa Amatori. Ecco, vediamo l'impostazione della manovra dal basso della Lupa Amatori. Lungo lancio a cercare il compagno. Ora si lotta a centro del campo. Recupera la palla il Maccabi. Si rischiera in posizione. Cercano di costruire subito. Apre sulla sinistra per il numero 22, Piperno. Piperno ancora in possesso della palla. Scambia col numero 8, Piazzased. Ora sulla fascia destra vediamo in attacco il Maccabi che cerca di saltare 2 uomini, anzi 3 uomini addirittura. Nulla di fatto però, palla che esce in rimessa laterale a favore della Lupa Amatori. Ora rimessa laterale battuta. Va giù un giocatore della Lupa Amatori, tutto regolare, dice. Poi c'è Piazzased sulla sinistra che ne approfitta. Il tiro e la parata di Piperno.
che sulla fascia sinistra cerca subito di impaurire la Lupo Amatori. Ora riparte dal basso la Lupo Amatori. Cerca un varco in mezzo al centrocampo. Ci arriva il compagno ma va giù, fermato da Piazza Sed. Scusate, da Gioia, numero 20 del Maccabi. Ora calcio di punizione per la Lupo Amatori che fa salire la squadra. Lancio lungo a cercare il compagno. Ora il numero 5 apre per il suo compagno ma non aggancia. Ritorna in possesso palla il Maccabi che però la perde a favore della Lupo Amatori. Ora si lotta. Maccabi sempre in possesso palla, però il numero 7 Di Biagio la mette in fallo laterale. Recupera! Attenzione, Piperno lotta. Ora cerca di avanzare la Lupo Amatori, sbaglia questo passaggio. Ritorna in possesso palla il Maccabi che torna indietro dal suo portiere Napoleone. Vieni dietro, Mattia, vieni! Vieni, arretra! E ripartono dal dietro. La apre sulla sinistra per il numero 10, ma non c'è l'aggancio. Ora Lupo Amatori sulla sinistra prova ad andare via. Attenzione, si accentra la Lupo Amatori. Prova il tiro tra due, c'è il gol! C'è il gol del numero... Vediamo se si gira. C'è il gol della Lupo Amatori del numero 15. Si porta in vantaggio la Lupo Amatori, l'avevamo detto, è abbastanza pericolosa. Ora vediamo il Maccabi che cerca di accelerare il ritmo per recuperare questo svantaggio. Sulla sinistra si fa vedere Piperno, l'aggancia. Attenzione. Fuori gioco, dice. C'è fuori gioco. Gol del numero 5, Cristiano, per la Lupo Amatori. Ora in pressing la Lupo Amatori, pericoloso questo scambio, ne esce bene però il portiere la rinvia lunga. Ora palla che ritorna in possesso del Maccabi che non ci sta a stare sull'1-0, si sono un po' incattiviti in maniera buona, diciamo. Eccoci il Maccabi, cerca di saltare addirittura due uomini. Palla che esce, c'è un giocatore a terra della Lupo Amatori. Ora rimessa laterale per il Maccabi. Ora Piperno. Piazza Sed cerca Murato dal proprio compagno e perde palla. Ora Lupo Amatori cerca l'accentramento del numero 5.
autore del gol di prima, ha cercato il raddoppio ma non l'ha trovato. Ora Di Perno lotta, palla che esce in fallo laterale a favore del Maccabi, sempre Di Perno in rimessa laterale per Piazza Sed. Ora c'è il calcio di punizione già battuto, cerca di sorprendere il Maccabi, però si fa trovare pronto il portiere della Lupo Amatori. Maccabi che sta pressando tutto campo, va giù il numero 7 Di Biagio. Ora riparte la Lupo Amatori, apre sulla sinistra. Maccabi ritorna in possesso palla. Ora Piazza Sed di prima. Non trova l'intesa col compagno. Piazza Sed. Consiglio, perde palla. Piazza Sed. C'è il cross tiro. Mamma mia. C'è stato un cross di Marauder. Un cross tiro, diciamo. Palla che è finita tra i piedi di Efrati, che ha provato il tiro ma è uscito alto sulla destra. Piazza Sed recupera palla alla Lupo Amatori, può ripartire Di Biagio. Attenzione, numero 9 cerca, ma è stato murato dalla difesa del Maccabi. Palla che va in calcio d'angolo alla battuta. Il numero 5, autore del gol di prima, Amedeo Cristiano. Ora basso questo cross, di facile lettura, diciamo. Palla che vola via. Ora Di Biagio prova sempre a cercare di recuperare la palla. Ora il numero 20 del Maccabi, Gioia. C'è Piperno tutto solo sulla sinistra, ma non lo vedono. Chiama palla, ma non lo vedono. Cross lungo sulla sinistra, cercare Piperno. Vediamo se aggancia. No, non aggancia, anche perché fuori gioco, dicono. L'arbitro chiama fuori gioco, quindi tutto inutile. Attenzione, lancio lungo. Ora il Maccabi fa girare palla. Piazza Sed. Piperno. Gli tocca tornare indietro. Si chiude bene la Lupo Amatori in questo momento. Attenzione sulla destra. Uno contro uno, cross al centro, va giù un giocatore della Lupo Amatori, ma l'arbitro non fischia, tutto regolare, dicono. Palla che ritorna in possesso della Lupo Amatori, c'è la partenza di Cristiano, ma è stato fermato. C'è un giocatore a terra nell'area, al limite dell'area di rigore, gioco fermo. Poteva essere una ghiotta occasione questa. Ci sono due giocatori anzi a terra.
a ridosso dell'area piccola, uno del Maccabi e uno della Lupo Amatori che si è già rialzato. Quello più dolorante, diciamo, è quello del Maccabi. Intanto vi do un po' di notizie dagli altri campi, cioè quello della Roma che gioca contro il Vitesse per gli appassionati romanisti, 0-0 all'intervallo. Questo ritorno di Conference League finì 1-0 all'andata per la Roma. Ora Piazza Sed. Attenzione a Piazza Sed, possesso palla. Ora Gioia, sempre Gioia, apre sulla sinistra per Di Consiglio, palla che finisce ai Frati. Piazza Sed si fa vedere sulla sinistra e Frati cerca di accentrarsi. Piperno cerca di accentrarsi, lo scambio con Piperno non avviene, troppi giocatori su di lui, si chiude bene la Lupo Amatori in questo momento. Ora palla in possesso della Lupo Amatori, portiere che spasta via la palla ma la regala al Maccabi con Piazza Sed che cerca di lottare, palla che viene recuperata dalla Lupo Amatori, cerca di far partire Cristiano ma non arriva. Ora Piperno sulla sinistra, Piazza Sed e Frati. E Frati cerca uno contro due, viene fermato. Attenzione Piazza Sed, Di Consiglio prova il tiro lontanissimo, fuori sulla sinistra, debole questo tiro. Ora palla al portiere della Lupo Amatori, rinvio lungo al centro per il numero 9 Ojeda. Ojeda. Torna Andres, vieni Andres, vieni! Destra, no. No. Napoleoni per Piperno. Gioia. Palla. Il ritorno in possesso della Lupo Amatori, fermato Gioia. Va giù Di Biagio. Si gioca, si continua a giocare. Fallo commesso da Di Biagio, calcio di punizione per il Maccabi. Vediamo, batte subito o no? Sì, batte subito. Cross, nulla di fatto. Lupo Amatori molto chiuso in difesa, non dà spazio. Ora Soggiu. Gioia. Sulla sinistra scatta Piperno, vediamo se lo vede. No, preferisce giocare al centro. Piazza Sed vede Piperno sulla sinistra, vediamo l'aggancio. Attenzione, no, non ci arriva. Prova a tenerlo in campo, ma non ci arriva. Risultato fermo sempre sull'1-0 per la Lupo Amatori, quando siamo al quasi 17° tempo. Ora Di Biagio prova a far partire la sua squadra, cerca Cristiano, ma non ci arriva. Piperno chiede palla, il portiere preferisce un lancio corto. Libero di qua, gira, pazienza, pazienza, raga. No,
Gocco subito. Lupo Amatori molto chiusa, come dicevo prima, in difesa. Maccabi che fa fatica a trovare gli spazi. Ora Piperno sulla sinistra. Tiene la palla in campo, ma arriva il giocatore della Lupo Amatori e la butta fuori. La fa sbattere sui piedi di Piperno e la butta fuori. Ora Di Biagio. Perde palla la Lupo Amatori, piazza Sed. Gioia prova il tiro da fuori. Fatica il Maccabi a trovare gli spazi. Ora rimessa laterale per la Lupo Amatori. Lotta Ojeda, ma perde la palla. Lupo Amatori che ritorna in possesso della palla. Voleva servire compagno Ojeda, ma c'era prima il giocatore del Maccabi. Ora calcio di punizione a favore della Lupo Amatori. Sarà un lancio lungo. Vediamo. Lancio lungo al centro dell'area a cercare. Direttamente in porta tirato. Però la palla non è scesa. Ora il Maccabi cerca di partire in contropiede. Ora c'è stato uno scontro tra Di Biagio e un giocatore della Maccabi sotto alla nostra postazione. Soggiu che va giù. Ora Gioia. Soggiu cercare Frati, ma ci arriva prima Di Biagio che va giù, ma non c'è fallo, quindi ne approfitta il Maccabi, continua a giocare. Murato, ora Soggiu al recupero della palla con la rimessa laterale. Piperno costretto a tornare indietro. Gioia cerca, buono questo passaggio per il numero 16, Marauder cercava Di Consiglio ma non l'ha trovato. Fatica il Maccabi a trovare gli spazi, a trovare il gol. Come dicevo all'inizio, Maccabi impensierito alla scorsa partita di andata dalla Lupo Amatori. Ora il portiere della Lupo Amatori rinvia al centrocampo per Ojeda. Si lotta. Ojeda lotta. Va giù Di Biagio. Apre per Cristiano. Ma non c'è l'intesa. Maccabi che recupera palle, prova a ripartire sulla destra. Soggiu. Ora piazza Sed sulla sinistra per Piperno. C'è lo scambio tra Piperno e Di Consiglio. Ora Efrati indietro per Gioia. Efrati ci arriva prima Di Biagio. È ovunque Di Biagio.
vedere Giordano a punta. Giordano sulla palla, la strappa al Maccabi. Si è deciso Alberto, sta a guardare. Attenzione, qua squadra coperta, e Frati prova l'inserimento di Consigli, attenzione, si accentra il tiro, sopra la traversa, di poco. Ora rinvia il portiere della Lupo Amatori, un rinvio corto. Sbaglia la Lupo Amatori, ritorna in possesso il Maccabi, e Frati cerca di girarsi ma non ce la fa. Ora tiro e c'è il gol del Maccabi. Siamo sull'1-1, gol del numero 7, Bianco. Si riparte, 1-1. Ora Di Biagio. Biagio cerca di far salire la squadra. Oieda lotta con il numero 19. Alla meglio il Maccabi. Ora Piperno al centro per Gioia. Piazza Sed. Di Consiglio. Fammi un movimento. E Frati. E Frati che lotta con il giocatore della Lupo Amatori. Ora Di Biagio alla battuta. Buonomo apre la sinistra. Attenzione, ruba palla qui la Lupo Amatori, va giù, brutto fallo questo ai danni del numero 8 Giordano. Attenzione, ci sono un po' di scontri in campo. È andato giù Giordano. Intanto siamo al 26esimo quasi. Risultato sull'1-1 sbloccato dal Maccabi. Si riprende col calcio di punizione per la Lupo Amatori. Prova il tiro cross, diciamo. Cercare Oieda, la devia. Palla che finisce tra le mani di Napoleoni. Ora riparte il Maccabi. Piazza Sed. Cercare Piperno, ma sbaglia questo passaggio. Ora Lupo Amatori che cerca di avanzare di prima la Lupo Amatori. Ora numero 14 cerca di andare sulla palla ma è troppo tardi. Napoleone al rinvio. Rinvio corto. Attenzione, apre, cerca il numero 16, cerca di entrare nell'area. Attenzione, vediamo,
cross basso direttamente sulle gambe di Di Biagio, palla che esce, va in calcio d'angolo. Ora sulla palla in calcio d'angolo Bianco, autore del gol. Attenzione, cross basso, palla che finisce sui piedi di Efrati e va alta sopra la traversa. Riparte la Lupo Amatori. Lancio lungo però Ojeda che perde palla. Ora Piazza Sed lotta, ma Ojeda gliela leva irregolarmente, dice l'arbitro. Subisce fallo Piazza Sed. Quindi c'è il calcio di punizione battuto già per il Maccabi. Soggiù per Piazza Sed. Piazza Sed. Ora di consigli. Piazza Sed ritorna in possesso palla. Va giù. Fischia l'arbitro. Calcio di punizione. Attenzione, già battuto. Lupo Amatori che sta protestando. Cercava di prenderli di contropiede. Qua Piazza Sed. Ma c'è un giocatore della Lupa giù e non sarebbe stato giusto. Pure che l'arbitro aveva fischiato. Intanto è ripresa la partita tra Roma e Vitesse al 46esimo, sempre 0-0. Ancora un giocatore a terra della Lupo Amatori, il numero 2, Bonomo. Siamo giunti quasi al 30esimo. Ora sulla palla Soggiu si sposta, va a Piperno. Perno sulla palla. Esce il portiere. La spazza via. Ojeda recupera palla. Non riesce a tenerla in campo. Palla sempre in possesso prima Maccabi. Rimessa laterale prima Maccabi. Riparte da dietro. Soggiu. Gioia, il tiro cross, non si è capito cosa voleva fare. Piperno cerca di tenere la palla in campo, ma non ci riesce. Rimessa laterale, sempre per Piazza Sed. Attenzione, Piperno. Ora Di Biagio, cercare Ojeda. Ojeda lotta, ma c'è il numero 8, Giordano. Parte di Bianco. Bianco sulla destra. Palla rimessa laterale. Niente di fatto. Rimessa laterale per i Maccabi. Alla battuta numero 2. Attenzione. Soggiu. Piperno. Apre sulla sinistra per Piperno. Vediamo, cerca di accentrarsi il Maccabi, va giù all'area di rigore, va giù nell'area di rigore il numero 16, Marauder. Vediamo cosa decide l'arbitro, attenzione. Intanto c'è un cambio tra le file della Lupo Amatori, esce Bonomo.
Bonomo che ha subito il fallo prima, non ce la fa. E entra Lai, allenatore e giocatore della Lupo Amatori. Ora vediamo l'ingresso in campo. Vediamo. Arbitro che ha deciso per un calcio di punizione al limite dall'area. Ricordiamo che hanno anche la possibilità del VAR. Qua l'arbitro era molto sicuro della sua decisione. Ottima posizione questa per il Maccabi per portare il risultato sul 2-1. Ora sulla palla Di Consiglio. No, scusate, è Frati, numero 90, alla sua sinistra Di Consiglio. Vediamo cosa andrà sicuramente in porta. E Frati. Il tiro sopra la traversa! Palla che non si è abbassata, ha colpito in pieno la traversa. Troppo potente forse. Ora riparte la Lupo Amatori. Attenzione, brutto scambio questo col portiere. Il portiere che rinvia, ma la palla finisce tra i piedi di Piazza Sed. Piazza Sed, che c'è lo scambio con il numero 16. Palla che colpisce la traversa, ma non entra. Che occasione questa. Palla che ha colpito la traversa, ma non è entrata. Un tiro di prima di Marauder. Ora calcio d'angolo. Vediamo. Palla che rimane lì. Esce. Palla che esce. Purtroppo non riuscite a vedere benissimo perché abbiamo un ostacolo alla nostra sinistra, alla finestra. Ecco, rimessa laterale, battuta da Piperno, ora Soggiu. Gioia. Torna indietro il Maccabi. Soggiu. Sta cercando un varco. Marauder passa la palla al compagno, intanto... Ora la palla a Piazza Sed. Soggiu. Toshuba. Cerca di accentrarsi il Maccabi con il numero 20. Gioia, ma fermato. Ora Piazza Sed. E Frati. Centra per il numero 7 bianco, ma non colpisce bene la palla e va fuori sulla destra. Il risultato fermo sempre sull'1-1. Ora il rinvio da parte del portiere. Piazza Sede sulla palla. La sventaglia. Ora Ojeda. Ojeda lotta con il numero 20 del Maccabi. Gioia. Palla che finisce in rimessa laterale, già battuta per il Maccabi. Ora Piazza Sede prova a far tutto da solo. Ma nulla da fare. Attenzione, l'arbitro sta traendo un cartellino, forse? No, c'è un cambio. Entra il numero 18 per la Lupo Amatori. Stefanini è entrato. Ora lancio lungo.
palla che ritorna in possesso del Maccabi, che prova la ripartenza sulla fascia destra. Attenzione al centro per Bianco, prova il tiro ma è stato fermato dal numero 7 di Biagio. Tutto regolare, subito una bella botta, però ancora a terra il giocatore del Maccabi. Ok, si è rialzato, ora rimessa laterale per il Maccabi. Ora Gioia prova Bianco solo contro tre uomini, un po' impossibile la cosa. Attenzione, è andato giù un giocatore della Lupa Amatori. Mentre Bianco era a terra, forse lamenta una manata, qualcosa, perché il gioco era fermo. Gioco fermo ancora a terra. È andato giù il numero 7, credo, di Biagio. Ha lamentato un colpo al volto, penso. È uscito il numero 14 Sargenti ed è entrato il numero 18 Stefanini. Qua calcio e punizione battuta dal Maccabi, niente di fatto. Siamo al 40esimo, mancano 20 secondi al 40esimo. Di Biagio cerca di impostare la manovra per la Lupa Amatori, in palla che ritorna in possesso del Maccabi, cerca di tenerlo in campo ma non ci riesce. Lupa Amatori alla rimessa laterale. Lancio lungo. Attenzione. Tiro da fuori, c'è la parata. Ha provato il Maccabi da fuori. No. Pericoloso questo disimpegno da parte della Lupa Amatori, sta rischiando molto. Va giù il giocatore, alza la bandierina, l'arbitro di linea e fischia. Calcio di punizione per la Lupa Amatori nella propria metà campo. Lancio corto di Biagio per il suo portiere. Attenzione Stefanini. E finisce qui. Fine del primo tempo, 1-1 Maccabi e 1 Lupa Amatori.
Ed eccoci qua per il secondo tempo tra Lupo Amatori e Maccabi. Lupo Amatori in vantaggio nei primi minuti con Amedeo Cristiano, mentre poi ha risposto al 30° circa il numero 7 Bianchi del Maccabi. Ora alla battuta Stefanini per la Lupo Amatori. Ora Lai cerca il disimpegno, la Lupo Amatori, piazza Sed che recupera palla. Attenzione, prova il tiro Maroder, si sbilancia e va giù Maroder. Intanto vi aggiorno sul risultato Roma-Vitesse, vede la Roma a perdere al 71esimo per 1-0 per il Vitesse. Molto male questo risultato per i tifosi romanisti. All'andata ricordiamo 1-0 per la Roma. Ora vediamo questo calcio di punizione per il Maccabi. Sulla palla c'è il numero 2 Gabrielli e il numero 7 Bianco, autore del gol dell'1-1. Bianco va alla battuta in sopra, la traversa la palla. Alla ribattuta Stefanini, ora il numero 14 della Lupo Amatori, cerca il disimpegno, la Lupo Amatori cerca di portarsi avanti. Maccabi ben schierato, piazza Sed ruba palla, va via sulla sinistra, piazza Sed per Piperno. Piperno cerca il cross, cercare, c'è il tiro di Maroder, ma non entra, cross di piazza Sed. Portiere molto bravo qua della Lupo Amatori a sventare questo attacco. Ora calcio d'angolo, Maroder sulla palla, c'è il tiro, palla che va al centro. Ora sempre in possesso palla il Maccabi, al limite dell'area, prova ad accentrarsi, in tre su di lui addirittura, spazza via il numero 7 Di Biagio. Palla in rimessa laterale per la Lupo Amatori, Piperno si occupa lui della rimessa. Piperno per Gioia, Gabrielli. Bianco salta l'uomo, palla però che rimane lì, ne approfitta la Lupo Amatori. Ora sempre in possesso palla il Maccabi, Maroder, di consigli Piperno al limite dell'area, spazza via la Lupo Amatori, prodigioso questa manovra. Ora rimessa laterale per i Maccabi, di consiglio. Cerca il tiro Gioia, palla debole, finisce sulla sinistra abbondantemente del palo. Maccabi, diciamo che si è fatto impensierire anche all'andata di questa partita dalla Lupo Amatori che vinceva fino alla fine del primo tempo. Nella scorsa partita. Ora Maccabi prova a cercare Gabrielli, non lo trova. C'è Ojeda che lotta con Gabrielli. Maccabi che ha la meglio. Ora prova a ripartire il Maccabi.
Piazza Sedde. Maroder. Bianco. Bianco salta tre uomini. Ora di consigli cerca di arrivare alla palla, ma non ci arriva. Palla sul fondo. Di consiglio, scusate l'errore. Ora Lupo Amatori. Maccabi pressa forte, Lupo Amatori qua rischia un po'. Sembrava l'ultimo tocco della Lupo, del Maccabi, invece l'arbitro di linea dice della Lupo Amatori, quindi ci sarà una rimessa laterale per la Lupo Amatori. Va Lai. Quella che esce. Ora rimessa laterale per Maccabi. Soggiu. Piazza Sed. Gioia. Soggiu. Piazza Sed. Cerca di andare avanti, di portare la squadra in avanti. Postare la manovra da centrocampo. Ora si lotta. Di Biagio con Maroder. Giordano, scusate, con Maroder. Stefanini. Cercava la partenza del suo compagno. Ora Piazza Sed. Gioia. Bianco. In questo momento Lupo Amatori chiusa. Piazza Sed cerca il suo compagno. C'è il tiro. Parata. Tiro di Efrati. Ora rimessa per la Lupo Amatori. Oieda sulla palla. La perde. Gioia. Maroder. Gabrielli sulla destra cerca di saltare l'uomo, non ci riesce, viene messo giù un giocatore della Lupo Amatori. L'allenatore proprio è il giocatore Lai, che ora è a terra. Calcio di punizione per i Maccabi. Sulla palla il numero 7, Bianco. Cross basso, intercetta Oieda, ora si lotta. Giordano, ora Oieda si lotta sulla palla in 4 su di lui. Maroder. Maroder cerca di andare via, ma c'è Lai e Memai sulla palla. Lo bloccano. Palla in rimessa dal laterale, sempre Lai alla battuta. Oieda si fa vedere, ma intercetta Gabrielli. Piazza Sed torna indietro. Per Soggiu, ora Soggiu apre sulla sinistra, c'è lo scambio. Gabriele, Bianco, scusate. Bianco lotta con il numero 8, Giordano. Stefanini, ora anche lui sulla palla a cercare. Ora ci sono un po' di proteste in campo. Calcio di punizione a favore del Maccabi. No, della Lupo Amatori, scusate. Intanto siamo all'ottantesimo tra Roma e Vitesse, 0-1. Non sblocca il risultato la Roma. Ora vediamo questa azione, Lupo Amatori, calcio di punizione. Lungo al centro, ma non c'è nessuno. Maccabi ritorna in possesso palla con Gabrielli. Ora il numero 16, Maroder, Gabrielli.
Deve avere tanta pazienza quel Maccabi, perché Lupo Amatori chiuso in difesa. Ora Gioia. Maroder. Maroder intercetta Ojeda. Giordano. Ora Lai. A cercare Ojeda, lo trova, c'è lo scatto di Ojeda sulla sinistra. Allora, va giù Ojeda, messo giù da Teixeira. Arbitro, vediamo che decisione prenderà. Calcio di punizione per la Lupo Amatori. Ora c'è un cambio tra le file del Maccabi. Entra il numero 27, Bondi. Ed esce il numero 10, Efrati. Entra il numero 27, ripeto, Bondi. Ed esce Efrati. Ora vediamo questo calcio di punizione. No, rimessa laterale, scusate. Ora si lotta al limite della linea. Riparte il Maccabi col numero 99. Cerca di centrarsi. Uno contro uno. Palla! Non c'è nessuno. Palla in mezzo all'area, ma non c'è nessuno. Intanto c'è una protesta in campo. Entra anche il mister. C'è una protesta in campo. Arbitro, che giocatori che chiedono il VAR. Vediamo se si andrà al VAR. Non penso che si veda qualcosa, perché l'azione era stava il nostro cameraman Massimo Montiroli stava seguendo l'azione. Vediamo. Vai tu, Massimo. Ora il nostro cameraman sta andando. Sta andando a porgere la telecamera per il VAR. Vediamo se si riuscirà a vedere qualcosa. Basta tutti. Andando. Ce la fai, Massi? Ce la fai? Allora, vediamo. La consultazione del VAR a cosa porterà? Tanto continuano le proteste in campo. Non è bello farle vedere. Tutti, Fabio, vive vieni qua. Ora vediamo, c'è la consultazione al VAR. L'arbitro, possiamo vedere, è il nostro regista Massimo Montiroli, se si vede qualcosa, eccoci. Proviamo a farvi vedere tutti i momenti. Ok, arbitro che ha deciso. Arbitro che va a consultare anche il suo collega, il suo assistente. Tanto sta tornando il nostro cameraman. Questa postazione non è molto comoda per noi. Vediamo l'arbitro che consulta l'assistente di linea. Vediamo la decisione. Richiama i capitani. Sta parlando arbitro che sta parlando con i capitani. Vediamo quale sarà la decisione.
arbitro che vediamo cosa decide. Nessuna decisione, nessun provvedimento da parte dell'arbitro. Attenzione, si gioca. Ora il numero 27 del Maccabi. Attenzione qua, palla al centro ma respinta dalla Lupo Amatori. No, c'è una deviazione. No, dalla Lupo Amatori. Cross al centro, Marodere di petto, mette giù, ma arbitro che fischia, assistente fischia fuori gioco. Lancio lungo, palla intercettata dal Maccabi. Piperno, Soggiu, Marauder, Gioia, Toshuba, Soggiu, Piperno, Piazza Sed, arbitro che fischia. Calcio di punizione per la Lupo Amatori, c'è stato un fallo. La battuta alla Lupo Amatori, lungo a cercare Ojeda, Gabri Bianco per numero 99, è appena entrato al cambio, Moretti, ma non si intendono i due giocatori. Ora Soggiu, palla che torna indietro per Soggiu. Dai, velocizziamo, dai! Piazza Sed, Piperno, cerca l'inserimento di Piperno, però intercetta. Va giù il giocatore della Lupo Amatori, ma l'arbitro dice tutto regolare, fa continuare il gioco, palla che esce sul fondo. Ora rinvio per la Lupo Amatori. Lungo. Non c'è nessuno, solo il giocatore del Maccabi, però palla che ritorna in possesso del Maccabi, regalata questa palla. Ora Gioia cerca di controllare. Toshuba. Moretti. Marauder. Stefanini sulla palla, lotta con Bianco. Cross per Ojeda, o cross passaggio, diciamo. Ojeda sulla fascia sinistra, vediamo la Lupo Amatori. Ojeda da solo contro due. Va giù Ojeda. Recupera la palla in modo regolare il Maccabi, che può riprendere a costruire il gioco. Ora Gioia. Marauder. Moretti, scusate. Moretti cerca di aprire sulla sinistra per Piperno, ma c'è Di Stefani in mezzo, che mura con la sua schiena. Palla sempre in possesso del Maccabi, ora Marauder, largo per Bianco sulla destra, al limite dell'area, 1 contro 2, ora il numero 23, crossa, palla direttamente nelle mani del portiere. Cross di Bondi. Difficile questo disimpegno della Lupo Amatori, ci pensa il giocatore a buttarla fuori, perché
altrimenti sarebbe stato pericoloso. Ora Gioia al centro, attenzione Maroder, il gol del 2-1. E c'è il gol del 2-1 per il Maccabi, tutto regolare. Ora con calma i giocatori riprendono le posizioni. 2-1 per il Maccabi, ricordiamo gol di Cristiano, Bianco e Maroder. Ora Lupo Amatori cerca di costruire la sua azione. Ojeda. Ah, scusate, Lai per Ojeda. Lai cerca di intercettare, ma c'è Giordano che corre dietro al pallone. Lancio lungo, cercare Ojeda, ma intercetta il Maccabi. Ora in avanti il Maccabi. Gioia, intercetta. Stoppa la palla. Manda il suo giocatore. Vediamo se è il tiro o no. Prova a tirare. 1 contro 3. Un po' difficile questa azione. Ha cercato di smarcarsi, ma nulla di fatto. Palla che esce. C'è un cambio intanto tra le file del Maccabi. Vediamo chi esce e chi entra. Ora con calma il Maccabi cerca di prendere tempo. Il risultato a suo favore. Entra il numero 21. Crielesi. Ed esce Bianco, l'autore del gol, dell'1-1. Attenzione, calcio d'angolo, palla che rimane lì, c'è il portiere. Prodigioso questo intervento del portiere della Lupo Amatori. Ora va al rinvio, lungo, palla regalata al Maccabi. Ora il numero 27, Moretti. Piperno, Maroder. Numero 23, Maroder. Sta facendo girare la palla in Maccabi, cercando un varco. Maroder cerca di saltare l'uomo. Va giù Maroder. Calcio di punizione per il Maccabi. Attenzione, Maccabi, pericolosa questa azione del Maccabi. Ora Moretti prova a mettere al centro la palla, ma è stata intercettata dal giocatore della Lupo Amatori. Ora. Amatori che cerca disimpegno. Maccabi che continua a pressare. Gioia cerca di rubare palla, ma fa fallo. Va giù il giocatore della Lupo Amatori. Ci sarà un calcio di punizione per loro. Lancio lungo da parte del portiere della Lupo Amatori, raccoglie Piperno. Bondi.
Maroder per Piazza Sed. Sempre Maroder. Gioia per Maroder, non c'è lo scambio, non c'è l'intesa. Lupo Amatore che cerca di approfittarne ma perde palla. Attenzione, Moretti intercetta la palla. Tiro che finisce tra le mani del portiere. Arbitro che fischia un fallo forse. Sì. Calcio di punizione a favore della Lupo Amatori. Ora Di Biagio, scusate Giordano sulla palla, Lai, Lai, Ojeda, Ojeda, si lotta qui sotto, Lai alla rimessa. In profondità Andres. Giordano, Giordano arriva dietro, da dietro Gioia, va giù Giordano. Calcio di punizione. Per la Lupo Amatori. Va sulla palla Di Biagio. Ora sulla palla anche Lai. Lai che però si allontana, quindi Di Biagio sarà designato per il calcio di punizione. Vediamo. Palla al centro, saltano i giocatori, salta anche il portiere che sventa questa palla. Maccabi che prova a ripartire con Maroder, fermato però, palla in rimessa laterale. Lupo Amatori sempre in avanti adesso. Va giù un giocatore della Lupo Amatori, c'è un fallo, non si sa se sta andando giù, ha toccato un giocatore del Maccabi. Esatto, fallo per la Lupo Amatori, calcio di punizione per il Maccabi, già battuto. Ora fa girare la palla il Maccabi, cerca di prendere un po' di tempo, tanto il risultato per loro è sul 2-1. Partita ancora non chiusa, però già più tranquilli i giocatori del Maccabi, che stavano perdendo per 1-0. Poi il gol di Bianco ha sbloccato il gioco. Ora il numero 27 Bondi, 20 Gioia. Maroder scatta Piperno, lo vede, sì, Piperno. Maroder, Moretti non aggancia la palla. Gioia, Gioia che zoppica vistosamente. Vediamo se l'allenatore farà un cambio. Intanto cross al centro, c'è il numero 21 del Maccabi che non aggancia. Ha cercato di tirare di prima, ma non è riuscito nel suo intento. Palla che esce fuori. Intanto c'è un cambio. Esce appunto, come dicevo, il 20 Gioia ed rientra il 7 Bianco per il Maccabi. Poi c'è un altro cambio per la Lupo Amatori. Esce Stefanini ed entra il numero 5 Cristiano, autore del primo gol dell'1-0. Lancio lungo, palla intercettata dal Maccabi. Ora Bianco. Bianco che lotta contro due. Contro Ojeda e Giordano. Parte Ojeda. Vediamo, intercettato da Toshuba. Piperno ora. Attenzione. Piazza Sed. Poi Bianco ora, il numero 23. Fiorentini. Numero 23, Fiorentini. Calcio d'angolo per Maccabi sul pallone
Bianco. Bianco al centro dell'area, attenzione, palla che rimane lì, sventato. Attacco, ma ancora Maccabi prova il tiro cross fuori gioco, chiama il guardaline Bondi, ha provato a cercare Bianco ma la posizione era di fuori gioco. Bianco sempre sulla palla, fermato. Il giocatore del Lupo Amatori, ora rimessa laterale con il numero 23 sulla palla, Fiorentini. Piazza Sed. No, scusate. Crielesi. Lotta. Palla che esce a favore della Lupo Amatori, l'ultimo tocco di Crielesi, dice l'arbitro. Bianco il numero 10 della Lupo Amatori, Memai che prova ad andare via, fermato dal numero 23 Fiorentini. Si lotta ancora. Marauder recupera palla in Maccabi. Marauder apre sulla sinistra per Pipernu, palla recuperata dalla Lupo Amatori. Perde palla la Lupo Amatori, vediamo, si lotta. Prova a ripartire il Maccabi. Ora innesca il numero 21. Posizione regolare, ma sbaglia il tempo. Non prova il tiro. Era da solo Chirielesi, il nuovo entrato. Poteva provare un tiro, ma nulla di fatto. Ha sbagliato il tempo. Pensava di essere in fuorigioco, secondo me. Ora, rimessa laterale. Marauder. Marauder lotta con Giordano. Marauder. Palla messa fuori dal numero 13, Lai. Marauder, cross al centro, c'è il numero 21 che non arriva, cioè arriva sulla palla ma in ritardo e la manda fuori. Sta sbagliando un po' troppo Crielesi, è ancora entrato in partita, già due occasioni mangiate. Ora di prima Bianco a cercare Marauder, ma non arriva. Arriva prima il portiere della Lupo Amatori. Riparte la Lupo Amatori. Ora Lai. Lai. Scambia con Memai. Giordano. Lungo a cercare Ojeda. Piperno però arriva prima sulla palla. Piperno che va giù, scivola. Anzi, messo giù. Da qui non si vedeva molto bene. È stato messo giù. Piperno. Siamo al 35esimo, mancano 5 minuti, il risultato sul 2-1. Ora c'è un calcio di punizione per il Maccabi, proverà a far salire la squadra. Parte il Maccabi, lungo a cercare Moretti.
Maroder. Piperno. Maroder. Apre sulla destra per Fiorentini. Fiorentini che aggancia. Bondi per Bianco. Bianco al centro a cercare il compagno, ma trova il portiere che arriva prima. Guarda Giordano. Lai. Lai. Prova ad andare via. Ora Ojeda, cercano Ojeda, ma ci sono due uomini che arrivano prima a proteggere la palla. Bianco. Rielesi. Rielesi prova ad aprire. Murato. Non aggancia il numero 99 del Maccabi, Moretta. Ojeda. Ojeda che cerca di tenere la palla in campo, ma Bianco ha la meglio. Moretti. Prova il tiro da fuori. Debole questo tiro. Telefonato al portiere. Ora, Lupo Amatori scivola. Il giocatore della Lupo Amatori ne approfitta il Maccabi. C'è Bianco, squadra scoperta, ne potrebbe approfittare. Va giù, messo giù Bianco. Si gioca tutto regolare, dice l'arbitro. Lai per Ojeda. Va giù Ojeda, ha messo giù dal numero 16 Maroder. E cartellino giallo ai danni di Maroder. Siamo quasi all'80esimo. La partita così. Ricordiamo che oggi è un formatore un po' in difficoltà perché anche assente Maiorino, ammonito nella precedente partita, quindi per squalifica assente Maiorino. Ora il formatore riprova, palla per Lai. Fermato. No. Bianco. Rielesi lotta, palla che ritorna in possesso del Maccabi. Ora Rielesi cerca Moretti, ma palla un po' troppo lunga. Di Biagio, lungo, cercare Ojeda. Ojeda. Uno contro due. Mamma, porta due. Piazza 7. Non rimane fermo, non rimane fermo. Per Dio. C'è il numero 10 della Lupo Amatori che ruba palla. Lo vede il giocatore. Arbitro che chiama il fuorigioco. Nulla di fatto. Aveva agganciato bene, sergente. Non è potuto andare in porta. L'arbitro ha alzato la bandierina. Tanto 1-1 per Roma Vitesse. Roma che pareggia. Vediamo ora Bianco. Palla intercettata dalla Lupo Amatori. Ritorno in possesso di Maccabi con Rielesi che entra in area. C'è il cross per Maroder. Parato il portiere della Lupo Amatori. Maroder solo con il portiere. Ora Bianco, ci riprova il Maccabi. Rilevano la palla i giocatori della Lupo Amatori. Ora Sargenti. Cerca di restare Ojeda. Va giù il numero 23. Si mette le teste. Si continua a giocare Bianco per Maroder. Di petto stoppa. Marco, guardami.
Marco, si ferma la partita. Ora l'arbitro estrae un cartellino. Cartellino giallo. Basta. Per Fiorentini. No, lo devi sentire perché non so. Quello che dice non gli passa la palla, quello che dice scusa. No, 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 adesso non si gioca così. Ma non ho più coglione. Ma lo faccio un macello. Ci sono un po' di proteste in campo, ora il gioco è fermo. Oh, Rappo, 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 4 minuti. Ammonito Fiorentini. Intanto siamo al 40esimo, l'arbitro ha dato 4 minuti di recupero. Per le cassate! Prova la Luca Amatori ad andare in avanti. Con Giordano. Lotta contro due. Passa la palla a Ojeda. Ojeda al centro. Non c'è nessuno. Tranquillo Andres, vieni! Andres, vieni! Andres, mi fa ste cazzate! Il giocatore del Maccabi con la palla lontano. È giusta questa munizione. Basta! No, io non ce la faccio. Ma la palla! Io sbaglio io, non me ne frega il cazzo, vede? Oh, non posso giocare a capito, Raffo! Ha capito, gioca sto Raffo, sei di un permaloso che il santo Dio allucinante! Ehi Andres! Neri, basta, sono un po' di proteste in campo. 20 è uscito il 7, esce Bianco e rientra Gioia. Bianco che se ne va direttamente nello spogliatoio, ci sono un po' di proteste. Rientra Gioia, proverà a tenere duro per questi ultimi 4 minuti. Rilancio lungo e va giù Lai. Ha ragione. Gioca la Luca Amatori. Ha ragione Marte. Basta. Dai, dai, dai. Adesso va, dai. Adesso gioca. Francesco. Marte. Arbitro ferma il gioco. Ci sono un po' di proteste in campo. Non si riesce più a giocare da 2 minuti a questa parte. Troppe proteste. Gioca indietro, rotto il cazzo. Di panico in campo. Vediamo se l'arbitro riesce a ristabilire la calma. Ancora non c'è riuscito. Mancano 2 minuti, mancano! Monta la testa! Maccabi, ricordiamo, sul 2-1. Eddy! Maccabi in vantaggio per 2 gol. Non sarebbero bisogno di queste proteste da parte dei giocatori del Maccabi. Ora c'è un calcio di punizione per la Luca Amatori, vediamo se il gioco riuscirà a riprendere. Fischia l'arbitro. Ora Lai. Apre sulla sinistra per Ojeda. Lai. Indietro per Giordano. Scusate, indietro per Di Biagio. Lungo Di Biagio. Non scappavo! Andiamo io e Cosa! Piazza Sedde. Lotta con Giordano. Palla che esce. Però siamo già abbondantemente oltre il quarto minuto di recupero. Ci sarà un ulteriore recupero per le proteste in campo. Pensiamo a giocare, oh! Non è finita, eh! Oh, Eddy! Ora rimessa laterale per il Maccabi. Maro della gancia.
fermato. Mister, occhio, c'è dietro, mister! Da Di Biagio. Mister! Ce l'hai dietro, Marco! Si fa vedere Gioia. Palla per Piazza Sedde. Ci arriva Ojeda, recupera la palla. Carica! Il 27, carica, toglie la palla a Ojeda, davanti alla porta c'è il tiro! Di poco sulla destra. Dai! Da parte di Bondi. Oh, Pezzana, gioca, oh! Allargati, destra, allargati! Uno a fa prende palla, oh! Attenzione, Lupo Amatori, in possesso palla. Nulla, forza! Scarica sta palla, bravo! C'hai a destra davanti a te! Ah! Arbitro che dice fine a questa partita 1-2 Lupo Amatori e Maccabi. Ed è tutto per noi questa sera qua dal campo di Ottavia. Vi auguro una buona serata.